creativo geniale da parte di Niccolò Senni e Matteo Nicoletta, prodotta dalla Drive, vedo c'è qui il logo, Drive Company. Adesso i produttori saliranno sul palco, con avete una sorpresa per chi non lo sa, perché nasce da un'idea che gli autori ci spiegheranno, veramente veramente originale. C'è un proliferare adesso di web series che è un bene, perché la possibilità all'infinito di esprimersi a livello cinematografico, televisivo, è un bene. Poi dopo esistono gli autori, il problema è cosa si scrive, quali sono le sceneggiature. E qui c'è un'idea, perché c'è un sito dove le persone possono inviare i propri segreti a mo' di soggetto, così chiamato tecnicamente, ma in maniera più popolare scrivono sul sito, raccontano quali sono i loro segreti. Da qui gli autori, appunto Matteo Nicoletta e Niccolò Senni, prendono spunto e hanno scritto poi alcuni episodi che vedremo e che speriamo poi tutto il pubblico potrà vedere in futuro anche sui canali nazionali. Allora, invitiamo innanzitutto i componenti, i produttori di questa web series Segreti, della Drive Production. Invito sul palco con grandissimo piacere ed onore, il primo è Matteo Branciamore, famosissimo giocatore di biliardino. Prima di tutto, ciao Matteo. Ma come, benvenuto. Matteo, è un piacere averlo, non solo come, meno male io so dire, non solo come attore, ma anche perché ha partecipato al torneo di biliardino solidale della Cicogna Frettrosa facendo anche un figurone. È stato eliminato in realtà al primo turno. Vabbè, ma noi non lo diciamo. Allora, ti invito a sederti, perché adesso chiamiamo i suoi compagni, scegli una sedia. I compagni d'avventura, Nicolas Vaporidis, un applauso, grazie Nicolas, grazie di essere qui. Manca uno che sarebbe Primo Reggiani, non è potuto venire, ma lo salutiamo, no? Un applauso per Primo Reggiani che non è potuto venire. Adesso ci raccontate bene come è iniziata questa avventura, avete lì un microfono, qui facciamo un po' tutto, no? Tornate un po' alle origini, ok? E facciamo salire anche sul palco gli autori a questo punto, così riempiamo il palco. Eccolo qua, Niccolò Senni, altro giocatore di biliardino fantastico. È arrivato in semifinale, non finale, non mi dico, semifinale. Va bene, accomodati, te lo sei meritato. E Matteo Nicoletta, vieni Matteo. Allora, il microfono questo qua, usiamo anche il mio per voi due. Lì fate un po'... Allora, parliamo prima con i produttori. Allora, raccontateci, Nicolas, raccontaci cosa è in generale adesso il mondo delle web series e come mai ti sei avvicinato addirittura come figura di produttore, in veste di produttore. Addirittura dici? Beh, come ho osato. Però pensiamo che era una cosa di cazzo. Sì, ma infatti poi dopo vediamo i video. Abbiamo soltanto creato un modo nostro da attori di essere un pochino più indipendenti e cercare di realizzare delle cose attraverso il web, che è una piattaforma accessibile fondamentalmente a tutti, in modo più indipendente, quindi cercando di bypassare le logiche del grande cinema, della televisione, del teatro, che sono molto costose, che hanno dei paletti, hanno un certo rigore, e noi abbiamo pensato di utilizzare il web come screening, come test screening di alcuni contenuti diversi, contenuti che solitamente non fanno. Abbiamo iniziato con un'idea che è una serie che si chiama Piove, di cui Matteo è il conduttore, ed è una serie fatta di interviste con celebrities che vengono messe alla berlina, quindi è un gioco delle parti dove l'autoironia vince. Questa è la nostra linea editoriale, l'autoironia. Siamo sempre stati convinti, e lo siamo tuttora, che ridendo di se stessi è sintomo di intelligenza e di forza, e quindi in qualche modo è anche un modo intelligente di intrattenere. Abbiamo ovviamente allargato il campo anche a tutti quelli che avevano voglia, avevano secondo noi un talento e non hanno avuto modo di esprimerlo, con cose potenzialmente folli, perché questa è la nostra idea, tanto più estrana, ma non eccessiva, ma particolare, e tanto più perché non farlo. E così è nato per esempio la collaborazione con Niccolò e con Matteo, e io Niccolò lo conosco perché abbiamo girato un film insieme, Come tu mi vuoi, di Wolfgang De Biasi, quindi lo conosco benissimo come attore. Matteo no, però quando ci siamo incontrati abbiamo girato Niccolò ed io una puntata pilota di un'altra serie web di cui non vi sto a parlare, ma è un'altra cosa che abbiamo prodotto,
lui aveva in tasca l'asso Matteo Nicoletta e ha detto: io ho questa idea, abbiamo questa serie, queste cose che vorremmo provare a girare. E noi abbiamo pensato: perché no, mi sembra geniale, mi sembra una forma di intrattenimento un po' tipo, senza azzardare paragoni troppo alti, è un po' tipo Benny Hill, un po' tipo i mostri, quindi è un cinismo. No, però aspetta, ho detto senza, no, mantenendo le distanze, va bene, mantenendo le dovute distanze, è una proiezione, non arriveremo mai, ma non ci proviamo nemmeno. Però è il cinismo che hanno loro e la capacità che hanno loro, 15 anni di esperienza, perché non farlo?